Salve a tutti, sono Andrea, conosciuto come Crazer sul web e benvenuti ai tutorial dedicati a ZBrush e alla RAW Surface. Dunque, terza parte, e in questa terza parte qua andremo a studiare un attimo, andremo a vedere come migliorare un attimo e come rendere più interessante il nostro modello, perché al momento è molto pulito, però è veramente poco interessante, non ha niente di strano, sono superfici molto lisce, molto belle, molto hard edge, però non ha veramente niente di particolare, niente di strano, e vogliamo andare a inserirci qualcosa di particolare, qualche taglio e qualcosa del genere. Non è la fase di dettaglio, perché i dettagli li andremo a inserire nella prossima puntata. Dunque, incominciamo. Inizierò a lavorare quella parte qua. Poi, come al solito, lavorerò io in separata sede e tutto il resto, e poi mostrerò il mio risultato finale. Dunque, riandiamo un attimo a vedere il nostro subtool. Subtool che è composto da tre facce. Qui sembrano due a causa del colore, ma comunque vi garantisco che sono tre le facce. Sono la faccia quella davanti, la zona di interconnessione tra le due facce e la faccia quella posteriore, quella interna. Dunque, adesso avremo tanti metodi per andare avanti. Potremmo creare dei polygroup qua con dei tagli, portarli fuori con dei move, delle selezioni e quant'altro. Io però voglio fare un'altra cosa interessante. Allora, per prima cosa vado a duplicare il mio subtool. E questo qui lo chiamerò bocca retopo. Perché vado a duplicare il subtool? Perché non si sa mai, magari quello che faccio non mi piace. E allora, invece di fare troppi CTRL Z e tornare molto indietro, preferisco avere una copia di backup. Questa qua non è altro che la mia copia di backup del tool ritopologizzato. Lo tiro via dalla visualizzazione anche se sono in solo mode, ma al momento per avere un po' di chiarezza, diciamo. Cosa vado a fare adesso? Vado a fare un Dynamesh. Ritorno in Dynamesh, ritorniamo in Dynamesh. Con una risoluzione molto più alta adesso. Facendo no in questo modo qui si cancellano tutti i livelli di suddivisione. 364.000, ci può andare bene. Adesso andiamo in Polygroup e facciamo un group visible. Abbiamo un unico Polygroup adesso. Cosa vado a fare? Adesso vado a creare un taglio qui. Così. Anzi, ne andiamo a creare due di tagli. Il primo lo facciamo qui. Il Non vi preoccupate se non è simmetrico, lo slice curve non funziona in simmetria. È un pennello che funziona solamente in maniera non simmetrica. Quindi per andare a sistemarlo, io adesso sto guardando la parte sinistra del mio subtool. La parte destra andremo a sistemarla dopo con una funzione di ZBrush. Ne facciamo un altro adesso di taglio, lo facciamo qui così. Perfetto. Così. Ok. Adesso andiamo a sfruttare il Mirror and Weld in Geometry, Modify Topology, Mirror and Weld, che specchia la nostra parte di sinistra con la nostra parte di destra. Vedete che sono a specchio. Perfetto. Adesso vado a richiamare il Dynamesh, però prima di andare a richiamare il Dynamesh, andiamo in Dynamesh un altro, togliamo il Project, il Reproject, e accendiamo il Group. Adesso vedremo che cosa fa questa bellissima funzione. Chiamiamo il Dynamesh. Perfetto. Usciamo un attimo dal Polyframe e possiamo vedere che sono stati creati questi tagli. Ora, se noi a questi tagli qua passiamo con lo smooth, possiamo vedere, qua è un po' troppo grosso, forse è meglio rimpicciolire un attimo la grandezza del nostro pennello. Ok. Cerchiamo di seguire i tagli il più possibile. Okay. Facciamo anche la parte interna per, diciamo, allenamento. È sempre cosa buona e giusta allenarsi.
quando si parla di grafica, come di tutto il resto. Andiamo a fare anche questo qui. Perfetto, adesso cerchiamo di capire cosa ha fatto il Dynamesh in questo caso. Rientriamo un attimo in Polyframe. Vediamo che abbiamo qualche altro Polygroups in più. Andiamo a selezionare quella parte qui sopra. Possiamo vedere che non è chiusa. Però possiamo vedere qui che c'è due colori che mi fanno pensare che sia appunto due polygroup diversi, diverso da questa parte qua gialla. Ce n'è uno viola e uno verdino. Ok, adesso piccolo trucco, andiamo su polygroup e facciamo autogroups. Perfetto, abbiamo ZBrush ha formato tre polygroup. Il primo sopra è questo e possiamo notare che sotto è chiuso. Il secondo è questo e il terzo è questo e sono tutti chiusi sia sopra che sotto. È una delle funzioni molto carine e interessanti del Dynamesh delle ultime versioni di ZBrush. Adesso noi potremmo anche andare a creare tre subtool diversi di questi qui, lavorarli singolarmente, però al momento potrebbe anche non interessarci come cosa. E andiamo a utilizzare un attimo. Anzi, adesso abbiamo una conta poligonale un po' bassa. Io voglio aumentarla un attimo perché voglio andare a lavorare un pochettino meglio. Ma vediamo cosa succede tirando via il group e aumentando la risoluzione. Ha fatto questa cosa qua. Se noi invece manteniamo il group, chiamiamo Dynamesh, ci mantiene ancora i nostri tre gruppi belli divisi. Perfetto, con una conta un pochettino più alta. Andiamo a utilizzare un nostro pennello che si chiama Trim Dynamic, accendiamo il lazy mouse con un lazy radius molto alto e andiamo sui bordi. Seguiamo questo bordo qui. Per quello che volevo una conta poligonale un pochettino più alta, perché avremmo questa zona qua molto più liscia e ben fatta. Per il momento lo farò un po' velocemente perché in un tutorial non ho il tempo di poter essere così preciso come vorrei. Questa parte qua l'avrei rifatta almeno 5-6 volte prima di essere soddisfatto, però per farvi vedere come deve uscire, cosa sto cercando di ottenere, va più che bene. Una volta fatto questo, posso anche usare, perché no, il mio Edge Polish per andare a pulire un pochettino quella superficie qua e renderla molto più piatta, molto più liscia, molto più hard surface per l'appunto. Perfetto. Ok, molto meglio. Adesso andiamo a fare anche la stessa cosa qui con questo qui. Ok, avrei potuto anche aumentare un attimo la grandezza del pennello. Non è un problema, ripasso un po' con l'Edge Polish che andiamo a lisciare un attimo quella parte qui. Posso anche farlo qui così, perché no? Perfetto. Mi piace, qua l'avrei lavorato un pochettino meglio. Facciamo anche qui sotto. Mettiamo qui, magari aumentiamo un attimino la grandezza del nostro pennello. Ecco, se vi sembra che le linee non siano perfettamente dritte, o avete difficoltà a mantenere la linea dritta, potete aumentare anche il lazy radius.
fino a 100 massimo, così le linee risultano molto più dritte. Perfetto. Andiamo a selezionare l'ultima parte da lavorare. Ricordiamoci che dopo aver fatto questa operazione col Train Dynamic possiamo tranquillamente passarci con l'Edge Polish come ho fatto prima per migliorare la qualità di quello che abbiamo fatto e renderlo molto più liscio. Perfetto. Il risultato è questo. Ovviamente, come ho detto, l'ho fatto molto velocemente, avrei dovuto seguirlo molto meglio, però il concetto è come continua a ripetere è che voglio mostrare le tecniche che utilizzo, non ogni singolo step che faccio. Questo è molto a surface, cioè mi viene proprio in mente da pensare a una parte robotica. Ovviamente, ripeto, sarebbe da sistemare qui quella parte qui con l'edge polish, andare a spiattellare molto di più qui, magari tirare fuori un pochino qua, spiattelliamo un po' di più qui. E così andiamo semplicemente a lavorarlo un pochettino meglio. Niente di che, però per rendere il tutto un pochettino più piacevole da vedere. Come possiamo vedere, abbiamo migliorato la nostra scultura. Questo perché? Perché sostanzialmente prima era tutto liscio, era tutto un pezzo unico e adesso abbiamo aggiunto questi, diciamo, dettagli qui che hanno migliorato e l'hanno reso più interessante questa zona. Ovviamente adesso io potrei anche andare a fare questo, che è un'altra operazione. Posso selezionare solo quella parte qui. Posso andare a fare, a eseguire un taglio con lo slice curve qui. Anzi, facciamolo così. Adesso. Adesso potrei ritorno a visualizzare tutto il pezzo, magari in solo mode. Ok, seleziono quella parte che è qua sopra, maschero, inverto la maschera. Potrei anche spostare adesso, sì, la parte qui, perché è un piccolo spostamento, non si tratta di fare cose strane. Perfetto. Possiamo continuare in quel modo qui. Ovviamente possiamo utilizzare, quando andiamo a fare i nostri tagli, possiamo utilizzare, oltre che lo slice curve normale, abbiamo anche, ad esempio, lo slice rect e anche lo slice circolare. Sono molto interessanti e fanno effetti molto piacevoli e gradevoli. Ecco, più o meno adesso, usando questa tecnica qua, possiamo andare a rilavorare il tutto e andare a rendere, il tutto più diverso dalla normalità e piatto e molto così liscio come l'abbiamo fatto fino adesso. A me personalmente altre tecniche non mi va di mostrarle molto, ma perché mi sono reso conto che quel metodo qua con il Dynamesh, con il group, funziona veramente molto bene. Ci sarebbe da parlare anche di group loops, di panel loops e tutto, però certe volte io quelle tecniche qua le utilizzo molto di più su un concepting che in quella parte qui. Cioè la parte del group loops per creare i gruppi e tirar su le parti, le linee tra i vari gruppi. È meglio utilizzarla a volte in concepting più che altro. Anche il panel loops lo utilizzerei molto di più in concepting che in quella parte qui. Anche se possiamo anche utilizzarlo, possiamo fare una piccola prova e esperimento e vedere come risulta. Selezioniamo quella parte qui. Ok, selezioniamo il nostro. Papà, dov'è? Qui, slice, il circolare. Facciamo un cerchio qui, tanto per vedere come risulta. Guardiamo un po' di frame come è venuto. Ok, ce l'ha fatto anche dietro, non è un problema. Andiamo a selezionare
solo quella parte qui, perciò selezioniamo qui. Ah, giusto, ricordiamoci che non lo fa in maniera simmetrica, tutti gli slice non funzionano in maniera simmetrica, quindi in questo momento qui sarebbe il caso di andare a fare qui in Modify Topology un mirror and weld. Perfetto, adesso riandiamo a selezionare quella parte qui, andiamo in Polygroup e andiamo a selezionare un Outgroup. Poi togliamo queste due qui e abbiamo questi qua e facciamo Group Visible. Così quando selezioniamo uno, selezioniamo anche l'altro dall'altra parte. Ok? Sostanzialmente fa questo. Qui ho richiamato Dynamesh e ho sbagliato, non dovevo farlo. Benissimo, adesso possiamo andare a selezionare questa zona qui e magari fare un panel loops. Sostanzialmente il panel loops andrà a inserire un pannello sopra, andrà a creare un pannello sopra di questa parte che abbiamo fatto. Il risultato non è male, il risultato non è per niente male, potremmo anche tenerlo così. Quindi possiamo anche giocare con il panel loops senza problemi. Anche se ricordatevi che quella parte qui avremmo potuto anche farla in un altro modo. Cioè, ovviamente, quando andiamo a fare lo slice, andiamo a fare il dynamesh con il group, la funzione group attiva, e dopo possiamo anche tirare fuori la parte che abbiamo fatto utilizzando il move. Che per farvi vedere, una volta selezionata la parte, possiamo portarlo fuori. Sostanzialmente abbiamo questi metodi per lavorare a questo livello, a questo step, abbiamo questi metodi. Un'altra cosa da utilizzare, che la trovate qui nel deformation, e me la sono spostata qui fuori, è il polish by feature. Cosa fa il polish by feature? Va a fare un polish, quindi va a pulire un po' e a rendere più piatte, più lisce le superfici, però in questo caso tenendo da conto le feature, perciò scusate la pronuncia in inglese pessima, va a tenere conto dei picchi, dei vari tagli che andiamo a fare. Infatti vedete che non va a distruggermi quello che ho fatto qui, mi mantiene la parte di edge più hard edge che ho fatto col Trim Dynamic, a differenza del polish che andrebbe ammorbidirmi tutto senza tenere in conto dei miei hard edge che ho segnato. Quindi molto più utile utilizzare a questo step sicuramente il polish by feature rispetto che al semplice polish nel sottopannello deformation. Bene, adesso io vado avanti a lavorare la mia mesh e vi farò vedere il mio risultato finale. Eccoci qui, questo qui è il mio risultato finale per questa parte del tutorial. Come potete vedere, ho utilizzato le tecniche che vi ho fatto vedere poco fa. Possiamo vedere che ho mantenuto anche i polygroup, che ci possono servire anche più avanti nella fase di texturing, per esempio. Qui ho rilavorato un attimino le parti, ho riunito come polygroup anche queste parti qua che avevamo separato. Qui ho creato utilizzato un leggero inflate nella zona questa qua centrale. Ho fatto dei tagli qui sempre con il Dynamesh, e non ho fatto altro che applicare quello che vi ho detto prima con il Dynamesh. Ho usato poco panel loop, non l'ho usato quasi praticamente. Ho usato molto appunto la funzione dello slice curve con la funzione Dynamesh con il group attivo. E ecco, per ora il risultato lo possiamo considerare soddisfacente. Andremo nella prossima parte a inserire i dettagli sui nostri vari subtool, come possono essere ad esempio delle viti e quant'altro. Vedremo anche se impostare un discorso sulla creazione degli alfa che andremo a utilizzare o solamente utilizzare
dei set sia di Brush che di Alpha scaricabili dal web. Bene, per questa parte del tutorial è tutto e alla prossima volta.